Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 964192 348 0117609. Colpi di fucile caricato a pallettoni sono stati sparati da una o più persone contro Salvatore Inzillo, 38 anni, che stava viaggiando a bordo della propria autovettura, un Audi. Il fatto è avvenuto intorno alle 18.30 di ieri sera, in località Torre, nei pressi dell'abitato di Sorianello, nel Vibonese. Un vero e proprio agguato di stampo mafioso. L'uomo è rimasto illeso. Un albanese è finito in manette per possesso di 3 kg di eroina brown sugar sequestrata dalla Guardia di Finanza di Crotone. Robert Dregioni, 27 anni, attualmente residente a San Donà del Piave, è stato arrestato mentre trasportava sulla strada statale 106 la droga che, tagliata ed immessa sul mercato, avrebbe fruttato circa 1 milione di euro. Dopo 21 anni si è riaperto questa mattina il processo Roberta Lanzino, la studentessa 19enne violentata e uccisa il 26 luglio dell'88 a Torre Mezzo di Falconara Albanese, che vede come unico imputato Francesco Sansone, di 47 anni, già condannato a 30 anni di reclusione per 2 omicidi. Oggi in udienza la richiesta da parte della Fondazione del Centro Lanzino come costituzione di parte civile è stata rigettata dalla Corte in virtù dell'articolo 91 del procedimento penale. I militari di Taurianova sono stati premiati dal comandante della Legione Carabinieri Calabria, Marcello Mazzucca, a seguito dei 5 arresti in flagranza di reato per tentata rapina a Gioia Tauro. Il generale ha elogiato la determinazione dei carabinieri, che dopo aver osservato il comportamento sospetto di alcune persone nei pressi di una sala giochi, li hanno fermati trovandoli con 4 passamontagne e una pistola. Si è svolta nel Palazzo della Provincia di Catanzaro la tavola rotonda Una leva per lo sviluppo, le donne, organizzata dalla Fondazione I Sud del Mondo Onlus. L'incontro ha visto l'intervento del deputato Giuseppe Galati e la giornalista Anna La Rosa. Si è parlato di un'eventuale candidatura alle regionali della giornalista, poi subito smentita. È stata consegnata ieri pomeriggio al laboratorio di biologia molecolare dell'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro una centrifuga refrigerata, strumento che permetterà di migliorare l'attività del laboratorio stesso. A consegnarla al dirigente del laboratorio Domenico Magro, la MENA, l'Associazione per le Malattie Emato-Oncologiche dell'Adulto. L'apparecchiatura è stata acquistata con le offerte raccolte durante l'anno. Costruiamo il futuro insieme, il tema dell'incontro che ieri pomeriggio si è svolto a Cosenza per presentare la nuova associazione culturale Insieme. Al meeting ha partecipato Paolo Gentiloni, responsabile nazionale comunicazioni PD. L'associazione sarà un laboratorio di cultura politica, un luogo in cui, se da un lato si potrà formare la nuova classe dirigente, dall'altro si formeranno dei buoni elettori. Questo è l'intento dei soci fondatori dell'associazione. Si è tenuta nel comune di Crotone un'iniziativa della Federconsumatori Calabria dal titolo Il cittadino e le banche. Su questo rapporto spesso conflittuale si sono intrattenuti il presidente della Federconsumatori Calabria, Cinzia Mosella, il vicepresidente Maurizio Zanini e il consulente tecnico Ermanno Rossi. Si è parlato anche dei crack finanziari che hanno colpito molti risparmiatori e dei metodi da attuare per evitare problemi. A moderare gli interventi Giuliano Carella. La programmazione e l'attuazione degli strumenti di sostegno alle imprese previste nel POR Calabria 2007-2013. Se ne è parlato al workshop promosso presso la Camera di Commercio di Crotone dall'Assessorato Provinciale alle Politiche Comunitarie, diretto da Pietro Durante. Dai lavori è emersa la necessità di fare rete per poter meglio cogliere le opportunità fornite dai bandi regionali in uscita.